ringrazio Anna Campbell, ringrazio Giuseppe Piccione che ci hanno dato la possibilità di essere qui per una settimana a proiettare cinematografia abbastanza importante e che non è, diciamo, usuale in questa città. Un applauso per Anna Piccione. Perché questa sera abbiamo diciamo un capolavoro, il centenario, sono passati 100 anni dalla prima proiezione del grande capolavoro espressionista di Murnau, Nosferatu. In Germania viene fondata, tutti voi lo saprete, la Repubblica di Weimar. Weimar, spesso anche con Ludovico ci siamo chiesti, ma se non fosse salito il nazionalsocialismo, che cosa sarebbe stata la Germania? Perché in quei 14 anni della Repubblica di Weimar praticamente hanno scoperto quasi l'uovo di Colombo, sia a livello cinematografico, architettonico, artistico, pittorico. Un capolavoro immenso che mescolava tutte le arti figurative e le distorceva. L'impressionismo che abbiamo visto ieri con Sjöström era freddo, era austero, tutta l'azione veniva combinata tramite i personaggi, ok? L'espressionismo è all'opposto, cioè dal personaggio vuoto di per sé. E tutto il comparto tecnografico, scenografico e quindi cinematografico prende anima. Quindi tutta la cinematografia espressionista è variegata di architetture psichedeliche, cambi visivi che non avevano nulla a che fare con le lenti che si usavano allora. Questo onirismo dell'espressionismo tedesco in un grande film, in un grande libro, saggio, una sorta di Bibbia per chi come me studia l'espressionismo di Krakauer, da caricare a Hitler, viene definito come schermo demoniaco. Perché schermo demoniaco? Tutto quello che gli espressionisti mettevano in scena non era semplicemente una costante della narrazione, ma mettevano in scena, freudianamente parlando e anche lacanianamente parlando, il subconsciente, quindi tutto quello che non aveva a che spartire con la vita quotidiana. Quindi l'espressionismo tedesco è l'apice, la punta, il diamante di tutta la cinematografia che anche oggi continua ad uscire. Il cinema del futuro che non è più stato dopo il nazionalsocialismo. Molto spesso si dice che sono film datati, invece non è assolutamente vero. Tutti i grandi maestri, soprattutto i grandi maestri, che poi se ne sono andati in America perché Hitler era salito al potere, hanno fatto grande la seconda Golden Age del cinema hollywoodiano. Fritz Lang se ne scappò, c'è un bellissimo documentario girato dal regista dell'Esorcista, William Friedkin, che lo intervista per un'ora e mezza e Fritz Lang gli dice il perché e il per come. Lui abbandonò la Germania. Perché? Perché l'abbandonò la Germania? Perché non poteva più restare lì. Weimar, dovete immaginare che era una fucina dove già non solo la cinematografia d'avanguardia e di sperimentazione, ma già tutti i generi cinematografici erano già stati fatti. C'era il cinema considerato commerciale, il cinema che aveva dei tratti esotici. Tutte le cinematografie di tutto il mondo venivano all'UFA in Germania per articolare i propri soggetti. E soprattutto la cosa fondamentale dell'espressionismo tedesco, vabbè, ce n'è tantissime, però una delle tante cose fondamentali è che, come dico sempre, il cinema non ha bisogno di trama, perché la parola cinematografia dall'etimo è scrivere con la luce in movimento. Quindi il cinema non ha bisogno del cadenzamento degli eventi, della trama. E siccome gli espressionisti tedeschi, che vi ricordo quando giravano un film si mettevano il camice da dottore, perché erano dottori, chiamavano dottori, non
direttori o registi, siccome facevano questa operazione che toglievano e quindi più toglievano, più sottrai all'opera, più aumenti esponenzialmente la massa visiva dell'opera tramite tutto quello che vi ho accennato prima, perché parlare dell'espressionismo tedesco ci vorrebbero 5 ore soltanto per introdurlo. E Fritz Lang aveva già girato Metropolis, che era, come sapete tutti, il film preferito di Hitler, che non aveva capito bene. Sì, perché non l'aveva capito completamente. Diciamo che non aveva capito molte cose. Cosa succede? Murnau, che era un... prima di tutto era un grande anarchico, proprio un anarchico non in senso strettamente politico, era un anarchico cinematografico, cioè faceva non tutto quello che gli girava per la testa, ma riusciva ad implementare con le sue tecniche, che sono tuttora all'avanguardia, cioè ogni inquadratura di Murnau è un quadro espressionista, non è soltanto la sequenza cinematografica come fanno i grandi registi, che ti riempie l'aspetto tecnico visivo e quindi tu da spettatore subisci l'opera. Ogni inquadratura è il comparto visivo che lui voleva imprimere dentro la vignetta del muto. Non gli avevo notato i diritti, cioè Bram Stoker non gli aveva dato i diritti per fare Dracula, e quindi lui si inventa il Nosferatu, genialmente. E ci fu un altro remake di un grande regista che era Herzog, che negli anni 70 rifece il Nosferatu, e non a caso, per chi di voi conosce i film di Robert Eggers, che è un regista diciamo emergente, che ha fatto The Witch, ha fatto The Northman e ha fatto The Lighthouse, e vuole rifare il Nosferatu di Murnau, che è un'impresa quasi impossibile, io gli auguro tutto il meglio. Che cosa volevo dire? Che il Nosferatu ha un tiraggio molto particolare rispetto a tutto il muto. Le scene notturne vertevano su colori, diciamo, cromaticamente andavano sul blu, sul grigio, Fantozzi direbbe blu tenebra, sul grigio e via dicendo. Invece le scene diurne erano giallo, rosso e via dicendo. Qui anche lui lo fa, ma lo fa in un modo totalmente diverso, perché se voi noterete ci sono parti in cui noi percepiamo che è notte e lui spara tutto in verde, oppure spara tutto in violaceo, in brugna. Però l'espressionismo tedesco si divideva in tre momenti catartici, fondamentalmente. Il primo era l'espressionismo tedesco, considerato anche lo schermo demoniaco. Il secondo era il Kammerspiel, cioè il cinema da camera, che poi tutti gli altri registi hanno ripreso, il cinema fatto solo dentro quattro mura. E poi c'era la nuova oggettività, che era il nostro realismo, ma loro c'erano arrivati prima. Io non voglio fare il germanofilo, però fondamentalmente sono stati troppo grandi e troppo avanti. Non ho detto molto sul Nosferatu perché non voglio svelare molto per chi di voi non l'ha visto. Ho deciso di parlare più di altro di Weimar, quindi io vi auguro una buona visione. Prima ci saranno i cartoni animati, perché come ho detto ieri sera, i cartoni animati erano catalizzanti per quanto riguardava l'umore generale transgeografico dell'Europa di quel tempo. Con i Sidney Symphony vedrete la primissima messa in scena di Hansel e Gretel, e quindi vedremo Minnie the Moocher, poi un altro Betty Boop, Babes in the Woods, che è l'opera diciamo primaria della Disney che riprende il Grimm. Quindi andiamo Germania e in tutta la parte del nord Europa, e poi andiamo al Nosferatu. Va bene, grazie a tutti e scusate se sono stato...